Eccoci qua in diretta da San Marino, il gioco sta andando avanti e io sono in compagnia di Francesco Arena, country manager di Betro. Voi siete ufficiale sponsor dell'SPT qui a San Marino. Cosa vi ha spinto per far parte dell'SPT? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ciao Jack e ciao Veronique, siamo sponsor, Betpro è sponsor ufficiale del SPT Tappa San Marino. Avevamo già fatto questa esperienza a ottobre con il warm up, quindi una sorta di giro di prova, una prova generale. Ricordiamo di questa... che è andato benissimo. È andato benissimo, è stato un esperimento più che riuscito, è stato bello vedere mettersi in atto questa nuova formula, una formula che non era mai stata utilizzata prima nel mondo del poker live, e quindi è stato sicuramente una soddisfazione poter essere parte integrante di questo progetto. Come hai detto già te, il warm up di ottobre è stato un esperimento riuscitissimo e da poche ore è iniziata la prima tappa ufficiale dell'SPT e possiamo assolutamente dire che è un successo già da adesso. Tanta è l'affluenza qui a San Marino, stiamo aspettando molti giocatori per il Day 1B che solitamente è quello il giorno in cui si concentra la maggior parte delle... Riescono a rientrarci, giusto? Esatto, tra l'altro oltre al Day 1B ci sarà anche la possibilità del rientri per coloro che oggi non hanno avuto fortuna e che quindi hanno finito la loro esperienza qui. Ripeto, domani avranno nuovamente la possibilità di rientrare in gioco. Ok, io vorrei sapere un po' da voi i vostri progetti come Betpro futuri. Allora, sicuramente SPT è un progetto che abbiamo sposato appieno, quindi rientrerà nella pianificazione della nostra attività live sul territorio. Parteciperemo quindi chiaramente come sponsor a tutte le tappe del circuito SPT, quindi questo per quanto riguarda il circuito live. È un periodo molto importante per noi perché siamo in fase di cambiamenti molto importanti. Tra circa un mese esordiremo con una nuova piattaforma di gioco sia per lo sportsbook con tutti i prodotti autorizzati ai monopoli di Stato, quindi siamo pronti per un lancio, un rilancio veramente alla grande. Stiamo lavorando sodo per dare un prodotto unico, posso dire che sarà un prodotto unico in Italia, non ci saranno prodotti simili e quindi invito tutti a venirci a trovare tra un mesetto circa, sarà tutto online e pronto. È tutto pronto, infatti tu non mi sorprendi perché voi veramente non finite a sorprenderci, a fare qualcosa sempre nuovo, unico o far parte o sponsorizzare qualcosa che non è mai stato prima, come questo torneo che si fa parlare tantissimo. Sì, quello è sempre stato il nostro focus, nel senso quello di poter di cercare di dare delle esperienze uniche e nuove, cercare di differenziarci. Chiaramente tutte le attività che portiamo avanti sono volte proprio a quello. Ok, intanto tu rimani qui con me, aspetto un giocatore che penso che ha più fretta. Salve, come ti chiami? Gianfranco Mazzariello. E da dove arrivi? Io vivo a Rimini. Quindi per te è stato comodissimo venire qua? Sì, sì, molto comodo, sì. Sei napoletano però vivi a Rimini? Sì, vivo a Rimini. Ok, cosa ti ha spinto a partecipare all'SPT? Ah, mi ha spinto sicuramente è un'idea innovativa che penso che comunque avrà un successo futuro in quanto ha un buy-in accettabile e ha un premio abbastanza comunque interessante. E penso che sia una bella idea, penso che sia un'idea che possa comunque funzionare e insomma dare dei buoni risultati per gli organizzatori. E oggi invece come sta andando? Da stamattina che hai iniziato a giocare, come sta andando? Oggi sta andando bene, sono sui 60.000, quindi quasi in average e niente, i bui sono ancora bassi, quindi c'è ancora tempo per poter comunque giocare e per potermi divertire. Stai giocando con calma, con pazienza o sei un po' più aggressivo?
Ma diciamo che agli inizi, dato che i blind sono bassi, gioco molto pazientemente, poi insomma l'aggressività io penso che venga insomma con i bui più alti. Il tuo tavolo com'è? Il mio tavolo è abbastanza buono, ci sono giocatori forti, alcuni meno, ma comunque insomma sono persone che sanno giocare. Ok, io ti ringrazio, ti lascio perché intanto il gioco sta andando avanti e non voglio rubarti assolutamente tempo, però ci vediamo dopo così mi racconti magari una mano fortunata o sfortunata, ok? Va bene, grazie a tutti, ciao, grazie. Ciao. Francesco, intanto tu mi fai compagnia, semplicemente arrivano un po' di giocatori ad intervistare, ma non ti ho mai chiesto, tu partecipi a tutti i tornei, sei sempre ovunque per organizzare, a correre a destra e a sinistra, ma ti sei mai seduto a un tavolo a giocare? O non hai tempo? Live direi praticamente mai, nel senso non come giocatore non ho mai partecipato a tornei diciamo importanti. Chiaramente partite, tornei diciamo più piccoli sì, ma tornei importanti non ho mai partecipato. Uno perché chiaramente con il lavoro è un pochino difficile conciliare tutte e due le attività, due perché sono convinto che i giocatori mi odierebbero al tavolo perché sono a dir poco illeggibile dato che non sono un giocatore, quindi creerei un po' di instabilità nel tavolo. Infatti, allora, però io so che tu sei fortunato, se giochi di qualcosa, io so che quindi magari una volta quando hai finito di organizzare e hai lavorato, sederci, perché no? Ma sì, l'importante, e questo è davvero un argomento più che serio, è quello proprio di prendere il gioco sempre come momento di relax, di divertimento e davvero di giocare in maniera responsabile, quindi giocare sempre secondo le proprie capacità a qualsiasi tipo di gioco, quindi dal poker ai giochi da casinò alle scommesse sportive. Il gioco davvero è solo un modo per svagarsi, per rilassarsi, per passare qualche ora in relax e non deve essere visto assolutamente un modo per arricchirsi. Il poker a suo modo fa diciamo scuola a parte, nel senso che è una disciplina che, sulla quale puoi studiare, puoi diciamo fare effettivamente degli approfondimenti a livello di studio e quindi diciamo oltre alla fortuna comunque ci sono delle capacità, c'è un elemento rappresentato dalle capacità personali che è molto importante, però sempre, ripeto, sempre giocare in maniera responsabile. Sono belle parole, molto molto importanti a spiegare queste cose che magari dopo ci ritorneremo a parlare. Intanto un'altra giocatore qui con me, ciao, benvenuta, come ti chiami? Mondello Fernando. Oh, che bella faccia simpatico. Grazie. Come sta andando il gioco? Ma sono in average, quindi va bene. Ieri sera c'era il satellite, ho vinto il satellite, quindi... Sei positivo? Sì, sì. Ti piace questa nuova formula? Sì, mi piace molto perché diciamo, dà la possibilità anche con dei buy-in diciamo, contenuti di poter magari ambire a vincersi una bella somma e fare magari 3 giorni a Malta, no? Divertendosi, giocando, cioè stando in un ambiente praticamente che mi piace. Sono tanti anni che gioco, quindi mi piace. Tu sei un giocatore professionista, fai solo questo? No, io faccio un lavoro che mi impegna molto, però diciamo che come hobby è il mio hobby principale, quindi mi diverto tanto, gioco poco, però di solito preferisco giocare cash, perché il cash game è più poker secondo me, però questo tipo di poker qua dà la possibilità a tante persone, anche a chi magari non ha le possibilità economiche, quindi è un modo anche per formare tanti giocatori, insomma è una cosa che a me piace molto, anche il poker sportivo mi sta iniziando a piacere sempre di più. Infatti questo è bellissimo, che tu hai il lavoro, questo diventa un hobby e comunque quando riesci partecipi a tornei importanti. E da dove arrivi? Io adesso abito a Ancona, anche se ho abitato a Pesaro quasi tutta la vita, quindi sono più un pesarese diciamo. Quindi è stato comodo venire qui? Sì, 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 è vicino. Perfetto, ringrazio. Sì, volevo fare i complimenti all'organizzazione perché anche la struttura di come è fatto insomma, il torneo è molto giocabile, quindi si riesce a giocare bene, è molto divertente, grazie a tutti. Grazie mille, grazie. Ciao. A te, ci vediamo dopo, non riesco a darti la mano perché io non ne ho più.
Che giocatore simpatico, positivo. Infatti è bello vedere giocatori carichi, positivi, come anche primo giocatore che è stato eliminato, aveva un spirito che è da invidiare. Come hai detto anche tu, che devono prendere così e speriamo che tanti e tutti i giocatori prendano in questo modo questo tipo di gioco. Assolutamente, quello è l'importante, la cosa più importante del nostro settore del poker, prendere il tutto con massima leggerezza e con tanto divertimento. Io direi che qui oggi manca solo una cosa, anzi io direi una persona. Jack, io sono venuto a San Marino sperando di trovarlo e invece te anche questa volta non sei venuto. Dimmi te, io ti aspettavo per stasera per organizzare una per bella le nostre serata. Cene e invece sarà, spero che sarà per la prossima volta. Ma hai visto che Jack ha cambiato un po' di look? Sì, effettivamente l'ho visto un po', capelli un po' più lunghi, un po' ringiovanito, ma secondo me c'è qualcosa sotto. Non so se ci sta sentendo lui, se... Penso che sì, adesso io non lo sento loro, però magari al prossimo collegamento riusciamo a collegarsi in diretta e parlare direttamente e mandare i tuoi messaggi in diretta, che ti può anche rispondere. Volentieri, allora al prossimo collegamento aspetto Jack in diretta. Ok, grazie mille Francesco, io restituisco a linea e ci vediamo dopo. Ho perso l'auricolare.